Cerchiamo nella nostra comunità pastorale, in particolare nella parrocchia dei Santi Ambrogio e Vittore, dove ho l'ultima celebrazione di questo giorno dedicato alla commemorazione di tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che hanno raggiunto la casa del Padre. In modo particolare questa sera affidiamo i defunti del 2020 al Signore attraverso nostra preghiera. Ricordiamo Terenzio Maria, l'Angelis Maria Teresa, Martini Laura Roberta, Cipriano Elisa, Cipriano Sor Maria, Somaschini Enrico, Nesto di Massima, Casati Ambrogio Pasquale, Viva Roberto Angelo, Gatti Giuseppe Enrico, Ronchi Anna, Valerini Giulia, Rivolti Alta, Casati Enrico, dell'Occa Sua Luigia, Nesto di Silvia Pierizza. Utilizziamo il terzo schema della celebrazione che troviamo sulla tenda, la pagina 22. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, la comunione di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Insieme invochiamo la misericordia e il perdono sulla nostra povera e fragile vita, ma questa povera e fragile vita è stata interrotta dalla grazia del paradiso, della grazia della vita eterna, del dono dello spirito della vita. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato con pensieri, parole, opere e confessioni, per mia colpa. Mia grandissima colpa e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio mi potenti di misericordia di voi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Ascolta, o Dio, da cuore le nostre suppliche, con le quali invochiamo la tua misericordia sulle nostre sorelle e sui nostri fratelli defunti, perché, liberati per tua volontà da ogni residuo male di peccato, ottengano l'eredità eterna con i santi della Chiesa del Cielo. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Leggi nel nome del Signore. Ecco la detta.
Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la speranza non mente, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, il cercato dato. Infatti, quando eravamo ancora detti nel tempo stabilito, Cristo morì per niente. Ora aspetto qualcuno di posto morire per un tutto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di voi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per voi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati e anche la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo ancora in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio. Certamente però ciascuno ha i suoi, quelli che sono appartenuti alla sua storia, alla sua esperienza di vita. Ciascuno ha i propri cari che sono ben collocati nel cuore,
nella memoria. La Chiesa oggi ci ha invitato a vivere anche con intensità la ricchezza delle celebrazioni, questo atto di cuore, questo evento di pietà cristiana, che è ricordare al Signore i nostri cari, attraverso la preghiera di intercessione, attraverso la nostra unione con Cristo, attraverso l'Eucaristia, come ci ha suggerito Paolo nella seconda lettura. E siamo stati anche richiamati noi stessi a riflettere sul mistero del passaggio da questa vita a quella vita che Dio ha preparato per noi. Attraverso quella che San Francesco d'Assisi chiamava sorella morte, noi abbiamo potuto riflettere sulla vita. Vorrei suggerire queste due cose su questo Vangelo che abbiamo ascoltato, per continuare così anche nei prossimi giorni attraverso l'ottavario, la preghiera per i nostri cari. E la prima cosa è impossibile non essere commossi e pieni di gratitudine per il fatto che il Signore Gesù è disceso dal cielo per me, per ciascuno di noi, per quei cari che oggi abbiamo ricordato più vivamente. È disceso dal cielo per far seconda di cima al padre, in quel regno dove non c'è solo lacrime, dove non c'è lutto, dove non c'è lamento, che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Eppure è disceso dal cielo. Perché? Perché, Signore, sei sceso tra questa umanità che Dio tuo Padre ha creato perché rispondesse al suo nome, ma che stenta continuamente a rispondere a questo amore materno di Dio. Perché? Perché ti sei scontato. Vuol dire allora che se tu sei disceso dal cielo, noi abbiamo un vuol dire che se tu sei disceso dal cielo lasciando le tue comunità, ti interessi di noi, anche se durante l'esperienza della vita tanti pensano o sperimentano il contrario. Sei disceso da noi? Perché? Di fronte a un'umanità che ti nega, un'umanità violenta, un'umanità che si allontana e si chiude su se stessa e si allontana da te. Perché si dice ciò? C'è solo una risposta. Ed è quella di scendere nella nostra carne per dare senso a ogni giorno della nostra vita. Perché ogni giorno della nostra vita ha senso viverlo grazie a te, Spirito. Discendi dal cielo per raccontarci, come dice l'amore di Dio. Un amore di cui tutti abbiamo bisogno. Un amore che sperimentiamo perché ne siamo capaci. Un amore che abbiamo manifestato anche oggi, nei giorni scorsi, andando a pregare sulla tuta dei nostri cari, esprimendo
così anche tu leggesti un atto di amore. Grazie, Signore, perché sei sceso dal cielo per farmi salire al cielo e per farmi capire che la tua discesa su questa terra rende ciascuno di noi importanti per te. Il Vangelo ci offre una seconda sottolineatura. Il fatto che Gesù ci offre la prospettiva di una vita che non muore più. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Certo ci chiede di credere, di affidarci a Lui, ma è così difficile affidarci al Signore. È così difficile credere in Lui. Mi stupisco tante volte di quanto facilmente crediamo in tante sciocchezze che ci vengono confidate, in quante volte ci fidiamo di più di tante persone che neppure magari conosciamo, che noi invece fidarci di quel Dio che ci offre la vita eterna e che attraverso Gesù ci ha dimostrato che questa vita eterna attraverso la risurrezione non è uno scherzo, ma è un dono. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco, Signore, noi abbiamo bisogno continuamente di metterci nelle tue mani, nel tuo cuore. Abbiamo bisogno continuamente di credere in te per ricordarci che siamo fatti per la vita eterna, non per questa vita terrena che basta. Donaci la forza di affidarci a te ogni giorno. Donaci la forza di credere in te ogni giorno, nonostante le avversità della vita. Perché questo credere in te, questo affidarci a te, significa vivere la prospettiva della risurrezione e del futuro con te innanzitutto, ma anche con quei cari che oggi, nella commemorazione di tutti i fedeli defunti, ricordiamo. Saranno anche morti fisicamente, ma nell'amore nessuno muore. L'amore è tanto nome che la risurrezione. Gesù che ci ama fino in fondo e scendendo dal cielo, ci offre la sua risurrezione, proprio amandoci così. Non ci abbandona, ma ci dona alla vita quello che non è più. Essere andati a scendere questi giorni ai campi santi, come preferisco chiamarlo, e significato di dire ai nostri cari: vi amiamo, per questo non siamo morti. Perché nella nostra fede in Cristo, nel nostro credere in Lui, noi vi amiamo e ricordiamo la vita attraverso la grazia e la forza della nostra preghiera. Ti preghiamo che continuiamo insieme con questa celebrazione eucaristica. Sia benedetto Gesù Cristo. Thank you.
fare di superare le difficoltà con saggezza e rispetto reciproco. Ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché il Signore Gesù conceda la sua grazia sanante a tutti i malati di coronavirus e supporti gli operatori sanitari, i medici e tutti coloro che li stanno assistendo. Ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i nostri defunti, perché possiamo.
il sangue di Gesù Cristo, il nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il pane e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del tuo sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua vita. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e calce della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo in mente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendi la perfetta dell'amore e l'unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che ti abbiamo affidato e continuiamo a fare in questa celebrazione eucaristica, che ha chiamato a te da questa vita e, come per il battesimo, gli hai vinto la morte di Cristo tuo Figlio, così rendi i partecipi della sua resurrezione. Ricordati anche di tutti i defunti, soprattutto di quelli che non hanno nessuno che si ricordi di loro e che si affidano alla tua clemenza, a metterli a godere la luce del tuo volto. E di noi tutti abbi misericordia, dove ci deve insieme con la Vergine Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, il suo prestissimo sposo, con gli Apostoli, con San Orologio, San Carlo, San Vittore, Santo Stefano, i tre santi fanciulli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Thank you.
sacramento del tuo unigenito, che immolato sulla croce e risorto alla gloria, si è fatto cibo alle anime nostre, ti supplichiamo per le nostre sorelle e i nostri fratelli defunti, fatti purificati dai misteri pasquali, ricevano in dono la gioia della vita rinnovata. Per Cristo nostro Signore. Per tutti i nostri defunti che abbiamo ricordato in questa Eucaristia, per i nostri cari defunti che abbiamo incontrato nei tanti santi, che portiamo nei nostri cuori, diciamo insieme l'eterno riposo. Dona loro, Signore, e stretta ad essi la luce perpetua, riposo di pace e amina. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e stretta ad essi la luce l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposo di pace, amen. Il Signore sia con voi. Chi è adesso. Il Dio di ogni consolazione, che nella sua bontà ha creato un uomo e con la risurrezione del suo Figlio ha dato ai credenti la speranza di risorgere e fonda su voi la sua benedizione. A noi, ancora pellegrini su questa terra, doni la remissione dei peccati e a tutti i defunti la luce e la pace eterna. A tutti noi che crediamo in Cristo risorto, conceda a Dio Padre la felicità del suo regno. La benedizione di Dio